siamo qui all'Expo dei Popoli, che è come dire, uno spin-off, che non è che una cosa che si fuma, è una parte, una cosa a parte dell'Expo, diciamo, no? che come tutti sanno si pone come obiettivo ultimo di sfamare il pianeta. C'è cibo sufficiente per sfamare 11 miliardi di persone, noi siamo 7 miliardi, quindi dal punto di vista puramente teorico sfamare 7 miliardi di persone è facile. Allora il fatto che un miliardo di questi 7 miliardi soffra la fame non dipende dal fatto che non c'è da mangiare, dipende dal fatto che non hanno i soldi per comprarlo. In realtà è difficile spiegare ai bambini del terzo mondo perché qua siamo tutti obesi e là soprattutto sicca. È difficile spiegargli perché non c'è una spiegazione, perché bisogna ricorrere a delle invenzioni culturali, bisognerebbe ricorrere a delle forme legate alla latitudine, perché uno che è nato alla latitudine più bassa dovrebbe avere meno diritti di chi è nato alla latitudine più alta. Allora a che si può ricorrere per spiegare una cosa di questo genere? Al denaro? Perché come si fa a spiegare a uno, tu sei povero, non mangi, io sono ricco, mangio ininterrottamente. Non è quindi neanche questa una buona spiegazione. Che altra spiegazione si può utilizzare? Nessuna. Non c'è nessuna spiegazione da poter dare a un bambino che sta morendo di fame, nessun grumo di parole che possa in nessun modo giustificare quello che sta accadendo.